Benedizioni a voi, sono il pastore Antonio Russo della Parola della Grazia di Napoli e con grande gioia voglio presentarvi il nostro programma televisivo Quando il cielo invade la terra. Tra pochi istanti ci collegheremo a uno dei nostri servizi di culto dove è stata predicata la parola, come ci insegna la stessa parola di Dio, che la fede viene dall'udire e l'udire viene per mezzo della parola di Dio. La mia esortazione, il mio incoraggiamento è che tu puoi ascoltare questo messaggio e ricevere questa parola che ha la potenza di trasformare e cambiare la tua vita. Quindi io voglio benedirti nell'ascolto e nella visione di questo programma. Benedizioni a te. Io mi ho allungato la gamba. Oh, avevo problemi. Alleluia! Come puoi farlo a sapere? Cosa hai sentito? Ho sentito proprio che si allungava la gamba. Alleluia! Naturale che non puoi spiegare. Amen! Cari miei, senza unzione neppure Gesù avrebbe potuto fare miracoli. Neppure lui si sarebbe potuto muovere nel soprannaturale. Dillo, neppure Gesù si sarebbe potuto muovere nel soprannaturale. Ora, dato che si spogliò della sua deità, ricevette l'unzione e incominciò a operare nell'unzione. Ebrei scrive: hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Amen. Perciò Dio, dillo, per questo motivo Dio mi unge, perché io amo la giustizia e odio l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Non è olio di depressione, non è olio di tristezza, è olio di gioia, è olio di gioia. I religiosi, sapete, si scandalizzano quando vengono nella nostra chiesa e vedono che noi lodiamo Dio con gioia. Ma Dio ci ha dato un olio di gioia. Dio ci ha unti con olio di letizia. Ma sembra una discoteca, cari miei. A discoteca non c'è niente a che fare con la chiesa di Gesù. Amen. Qui c'è la vera gioia, perché qui c'è la vera unzione. C'è l'unzione dello Spirito Santo che trasmette gioia, non da depressione. La depressione se la gliela restituiamo al diavolo. Ai religiosi piacciono le chiese depresse, ma a Gesù piace una chiesa dove c'è gioia e dove esprime la gioia. Lui, dillo, mi ha unto. Lui mi ha unto di olio di letizia. Amen. Da quello che scrive in Ebrei impariamo che l'unzione è su quello che ama la giustizia e odia l'iniquità. Iniquità sta per peccato in tutte le sue forme. Amen. In Ebrei è scritto che lui ci ha unto, lui l'ha unto e noi siamo unti con olio di letizia, dillo, con olio di gioia. Quindi l'unzione è integrità, è su uomini integri che non si compromettono con il peccato in qualsiasi sua forma. Amen. Non esistono i peccati veniali, i grossi peccati, a chi ha ucciso mai, e i peccati piccolini. Esiste il peccato che crea una barriera tra te e Dio. Figli di Dio, uscite fuori dalla menzogna, uscite fuori dall'inganno. La bugia viene dalle tenebre, non viene dal cielo. L'aborto non viene dal cielo, non è volontà di Dio.
il bambino al momento che viene concepito, la creatura nel grembo di sua madre, lì già si sta formando il corpo, ma al momento che c'è il concepimento c'è lo spirito e l'anima subito. Amen. Dice, vabbè, ma entro i 3 mesi? No, cari miei, è omicidio. L'aborto è peccato. E nelle elezioni americane è uscito un articolo della colei che doveva essere la presidente, una delle candidate. Sapete cosa disse? Che avrebbero ammesso l'aborto a 9 mesi, schiacciato il cranio della creatura quando sarebbe nata. Questo è diabolico, questo è omicidio, è contro Dio, contro la sua volontà. Dio ha detto: io unto di olio di letizia chi ama la giustizia e odia l'iniquità. Amen. Dio ama la giustizia, è quello che viene unto, è colui che ama la giustizia ma odia l'iniquità. Perché? Perché l'unzione ha uno scopo: fare del bene. Dillo, l'unzione è su di me per fare del bene. L'apostolo Pietro disse che Gesù era stato unto di Spirito Santo e di potenza, Gesù di Nazareth, il quale andava attorno facendo del bene. Atti 10:38, guardate come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andava attorno facendo del bene e sanando, dite sanando, tutti coloro che erano oppressi dal diavolo. Sanando coloro che erano oppressi dal quindi le malattie sono dal diavolo. Dio, la persona accanto a te, se non ti risulta, le malattie non le manda Dio, le malattie vengono dal diavolo. Gesù è andato attorno sanando tutti coloro che erano oppressi dal, perché la malattia è un'oppressione, non viene dal cielo, viene dall'inferno. Perciò Dio ci ha unti per andare a fare che cosa? A distruggere le opere del diavolo. Perché Dio era con lui, perciò Dio ti ha unto. Amen. Sapete, è meraviglioso, finalmente quando venimo a chiesa sentiamo qualcosa di sano, di pulito, di genuino, di santo. Nel mondo sentiamo sempre stupidaggini, cose assurde, cose inutili, cose che non servono. Ma quando viene nella chiesa, incomincia a capire quello che è il proposito di Dio per la tua vita. Amen. Andava attorno facendo del bene. Ora tu sei l'estensione di Gesù. Dillo, io sono l'estensione di Gesù. Io devo andare attorno sui quartieri spagnoli, Rione Amicizia, Giuliano, Sanità, Secondigliano, Borgo. Ognuno di voi è chiamato ad andare attorno. Vai nel tuo paese, vai nel tuo quartiere, facendo del bene, sanando quelli che sono oppressi dal diavolo, perché Dio è con te. Dillo, perché Dio è con me. Alza le tue mani, dillo: l'unzione su di me per fare del bene, l'unzione su di me per fare del bene, l'unzione su di me per fare del bene. Lui mi ha unto per fare del bene. Dichiaralo stamattina: Signore, tu mi hai unto per fare del bene. Volete che l'unzione funzioni? Volete che l'unzione funzioni nella vostra vita? Cosa dovete fare? Quello che ha fatto Gesù, la dovete dichiarare. La dovete dichiarare. Dillo, la devo dichiarare. Non dichiarare l'unzione non è sintomo, sinonimo di umiltà, ma di incredulità.
E caro mio, quando tu la dichiari, tu ti stai associando con quello che Dio ha detto. Amen. Perché se papà mi regala una macchina o mi regala una casa, io non lo devo dire, me l'ha regalata papà. Perché non lo devo dire? Io se lo dico, onoro papà, io onoro lui. Quando io dico c'è l'unzione su di me, non sto onorando me, io sto onorando lui. Lo Spirito è su di me, per questo egli mi ha unto. Amen. Dichiaralo. Quando la dichiari, ti aspetterai le critiche degli altri. Le persone ti potranno dire: ma dove, perché sei così presuntuoso? Perché io credo in quello che Dio ha detto. Io voglio onorare papà. Cosa disse Gesù? Potrebbe sembrare presuntuoso Gesù in Luca 4:18: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Dichiaralo, lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Non siate finti umili, dichiaralo, dichiaralo, lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per fare del bene, per fare del bene. L'unzione soprannaturale, dillo, l'unzione soprannaturale, Dio me l'ha data per fare del bene e andare a svergognare tutte le opere delle tenebre, tutte le opere del nemico, tutte le opere del diavolo, perché lui è un bugiardo. Amen. Chiesa, dichiaralo, lo Spirito del Signore è sopra di me. Quando tu hai questa consapevolezza, in presenza di un infermo, di un malato, se uno viene vicino a te, ti chiede, ti dice: sono malato. Quando tu hai questa consapevolezza, sapete cosa gli rispondi? Adesso preghiamo e tu verrai guarito, adesso, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ma quando gli dici vatti a ricoverare, è sinonimo che sei incredulo. Ma Gesù ha detto che su di te c'è una potenza soprannaturale. Dillo, su di me c'è la potenza soprannaturale di Dio. Ora lo Spirito Santo che è dentro di te vuole operare attraverso di te. Dillo, lo Spirito Santo che è su di me vuole operare attraverso di me, facendo del bene. Sapete una malattia cosa provoca nella vita non di una persona solo, ma di un'intera famiglia? Immaginate una persona, una famiglia che ha un malato di cancro. Cosa provoca? Una vita triste, di paura. Questo è quello che compie il diavolo. Queste sono le opere del diavolo che la Chiesa è chiamata a svergognare nel nome di Gesù. E quando tu vai a pregare per una persona del genere e ti accordi con Dio credendo in un miracolo e quella persona viene sanata dal suo tumore, dal suo cancro, cosa porta in una famiglia? Porta gioia, porta una grande gioia. Questo è quello che fa la presenza di Dio, trasforma e cambia. Un ragazzo che viene a testimoniare 10 anni di depressione,
C'è qualcuno qui che soffre di depressione? C'è qualcuno che soffre di depressione? Stamattina Dio ti guarisce. Stamattina Dio ti libera dalla tua depressione. Lui ti dà la gioia, perché tu la gioia la trovi nella sua presenza. Dichiaro: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per fare del bene. Dillo: per fare del bene. L'unzione ci permette di fare le opere di Gesù e di farci crescere in quelle opere. Cioè, molti religiosi non conoscono i Vangeli, stanno qui scioccati stamattina. Questa è la Bibbia, che ne meli Giuda. E quando l'hai letta avevi paraocchi religiosi, ma Dio vuole aprire i tuoi occhi. Un'altra cosa che ti sconvolge stamattina di quello che ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14. Ora voi immaginate che dal capitolo 12 circa, 13, 14, 15 del Vangelo di Giovanni e così via, sono gli ultimi discorsi di Gesù che lui ha tenuto con i suoi discepoli. Gli ha voluto lasciare qualcosa, un'eredità potente. Lui ha detto nel capitolo 14, guardate, in verità vi dico, cioè vi sta dicendo, assicurati che è vero. Se il Messia dice in verità, ti posso assicurare che non è una menzogna, è vero. Dillo: ti posso assicurare alla persona accanto a te che il Messia non ti dice una menzogna, ma è vero. Amen. In verità vi dico, chi crede in me, gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori e i dottori. Cosa ha detto Gesù? C'è qualcuno qui che crede? Ah, c'è qualcuno qui che crede? Chi crede in me? Non ha detto i pastori, non ha detto gli evangelisti, non ha detto i profeti, non ha detto gli apostoli, ha detto chi crede. C'è qualcuno qui che crede? Dillo: allora è per me, è per me. Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. C'è qualcuno che crede? Perché non stai facendo le opere che Gesù ha fatto, che Gesù fa? Tu hai creduto? Hai l'unzione? Vai a fare le stesse opere che Gesù ha fatto, anzi, dite anzi, ne farà di più grande di queste. Sono documentati all'incirca 40 miracoli di Gesù fatti nei Vangeli, ma sapete cosa scrive Giovanni? Che se dovessero mettere per iscritto tutti i miracoli che lui ha compiuto, non ci sarebbero libri sufficienti per poterli contenere. E lui ha detto alla Chiesa: voi che credete in me farete le mie stesse opere. L'unzione va crescendo. Poi ha detto: ne farete di maggiori. Ditelo: ne faremo di maggiori. Questa è una grande verità. Gesù ha detto alla sua Chiesa, a chi crede in lui, che avremmo fatto le sue stesse opere. E sapete quali sono le opere di Gesù? Riaprire gli occhi ai ciechi, ridare l'udito ai sordi, ridare l'abilità per camminare ai zoppi, far sparire tumori, cancri, depressioni. Queste sono le opere di Gesù. Queste sono le opere di Gesù. E Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli. C'è qualcuno qui che ci crede? Vai a fare anche tu
le opere di Gesù. Gesù ha messo in chiaro che dentro ogni credente c'è il potenziale, c'è l'unzione per fare miracoli. Dillo, c'è l'unzione per fare miracoli. C'è l'unzione per fare miracoli nella mia vita. C'è l'unzione per fare miracoli nella tua vita. E lui ha detto anche un'altra cosa, che non si riceve subito, istantaneamente, questa pienezza, ma questa pienezza va crescendo. Dite crescendo. Va crescendo, non è istantanea. Farete le mie opere e poi ne farete di... Quindi dipende da chi questo? Dipende da noi, dipende dalla nostra fede. Dillo, dipende dalla mia fede, dipende da quando io dipendo da Dio. Ti senti sfidato? Io mi sento sfidato. Non sono come quei religiosi che dicono no, non mi è piaciuto il messaggio stamattina, io non ho fatto mai un miracolo in vita mia, io mi sento sfidato, cari. Tu sappi che non puoi guarire nemmeno una mosca né una zanzara, tutto viene per mezzo dell'unzione, tutto viene per mezzo dello Spirito Santo. Ti sta aprendo gli occhi Dio stamattina per dire: Signore, gloria a te, tu hai detto nella tua parola che avrei fatto le tue stesse opere e di più grandi? Io ci credo. Non mancate stasera, perché parleremo di due personaggi, Elia ed Eliseo. Ma voglio concludere con questo: Gesù nel suo ministero faceva miracoli creativi. Matteo capitolo 15: grandi folle si accampavano attorno a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti e storpi. Dite storpi. E molti altri li deposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì. Cosa faceva Gesù? Non è che si interrogava e pensava: forse, chissà, se Dio vi vuole guarire. No, lui lì, tanto che le folle si meravigliavano nel vedere che i muti parlavano, gli storpi, i monchi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e glorificavano l'Iddio di Israele. La parola greca per storpio, non vi dico come si dice in greco, la parola strana per noi napoletani, ma è tradotta mutilati. Gesù guariva i mutilati, quelli che non avevano la mano Gesù gliela faceva ricrescere. La parola greca che si associa a questa parola, anaperos, mutilati, privi di qualcosa o qualche parte nel corpo. Non avevano gambe, Gesù gliele faceva crescere. Quando gli hanno tagliato l'orecchio a Pietro, vi ricordate? Cosa ha fatto Gesù? Ce l'ha attaccato, ce l'ha fatto ricrescere. Amen. Miracoli creativi, dove mancano organi interni. Dici: mi hanno operato, mi hanno tolto questa parte del corpo. Gesù te la fa ricrescere. Lui compie miracoli creativi. Ho avuto un incidente, mi hanno cambiato l'osso e mi hanno messo un pezzo di metallo. Gesù ti dà di nuovo il tuo osso. Amen. Oh, entusiasmatevi. Gloria a Dio. Che grande Dio che serviamo. Le gambe crescono,
le braccia crescono, ogni parte del corpo inizia a crescere. È Gesù cambiato? È cambiato? Lui è lo stesso, ieri, oggi, è in eterno. Dillo, lui non cambia mai. Alza le tue mani. Tu stai servendo il Dio dei miracoli. Tu sei stato unto. Tu sei stata unta per andare a compiere miracoli. Tu non devi guarire nessuno. Gesù ha detto: nel mio nome imponete le mani agli infermi e questi guariranno. Nel mio nome caccerete demoni. Anche se berrete cose mortifere, non vi faranno alcun male. Dichiaralo sul tuo corpo. Sapete, hanno scoperto che le acque della città di Napoli sono contaminate. Tutte le acque, le falde acquifere sono contaminate. È veleno quello che ci beviamo. Ma Gesù ha detto: anche se berrai o mangerai qualcosa di mortifero, non ti farà alcun male. Dillo, non mi farà alcun male, non mi farà alcun male, nel nome di Gesù. L'unzione è su di me, dichiaralo. L'unzione è su di me. Credo che hai ascoltato la parola con grande interesse. Adesso tocca a te fare una decisione. E la decisione è quella di ricevere Gesù come Signore della tua vita. Ci hanno sempre detto che figli di Dio si nasce, ma la Bibbia ci insegna che figli di Dio si diventa. Si diventa nel momento in cui tu ricevi Gesù nel tuo cuore. Non è una cosa difficile né complicata. L'Apostolo Paolo diceva che bisogna credere con il cuore e confessare con la bocca per essere salvati. Quindi io voglio invitarti a ripetere questa preghiera insieme con me e permettere a Cristo di entrare nella tua vita. Quindi ripeti: Padre, nel nome di Gesù ti ringrazio che hai mandato tuo figlio a morire sulla croce per i miei peccati. Io credo con tutto il mio cuore che lui ha la potenza di lavarmi e purificarmi da ogni peccato. Perciò io confesso i miei peccati e ti chiedo, Padre, di perdonarmi. E in questo momento ricevo Gesù come Signore della mia vita e sono salvato. Nel nome di Gesù, amen. Se hai fatto questa preghiera, il miracolo più grande che può succedere nella vita di un essere umano adesso è successo nella tua vita. Procurati una Bibbia, un Vangelo, se non ce l'hai basta che scrivi a noi, te lo inviamo. Attraverso la parola di Dio, Gesù, Dio, direttamente sta parlando con te. Quindi puoi ascoltare quello che Lui ha da dirti. Attraverso la preghiera che tu rivolgi a Padre da questo momento in poi, nel nome di Gesù, hai la certezza che Lui ti ascolta. Ed inserisciti in una comunità dove ci sono persone che amano Dio e dove viene predicata la verità. Perché Gesù un giorno ha detto che la verità rende l'uomo libero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi ricevi queste cose nel tuo cuore e agisci su quello che hai fatto in questo momento. Voglio rilasciare la benedizione di Dio sulla tua vita. A risentirci il più presto.
llevándolas a lo sobrenatural, sobrenatural.